Nel cerimoniale ci sono i ragazzi pronti, Mencarini con il capello lungo in mezzo restivo in coda Ciccarese, che si è piazzato sul terzo gradino del podio, porta ancora i segni della cuffia a strizzare la testa in maniera incredibile. Comunque Marcus è fantastico, se la gode tantissimo in qualsiasi ruolo tu lo trovi. Era un po' così anche quando faceva l'atleta, no? Lui e Brembilla, quando arrivarono in nazionale, diedero un'enorme carica di energia e freschezza alla squadra nel suo insieme, e poi una volta epurati noi vecchi crearono quel fenomenale team che arrivò a Sydney. Ti hanno epurato, stato epurato. Sì, senza dubbio. Ciccarese, Mencarini. E poi standing ovation per Matteo Restivo, 1:56:55, record italiano nei 200 dorso, cancellato il precedente primato di Damiano Lestingi, gomma, dal 2009. Non era nei migliori 10 di sempre in Italia, non esisteva nelle cartine geografiche Matteo Restivo. Se trovi una cartina dove compare il suo nome, beh, sei veramente bravo. È un progresso fenomenale. E Massimiliano Rosolino prima ricordava della tecnica, e tecnica che si esalta nel suo dorso, ha una spinta sott'acqua, una presa che è davvero formidabile. L'aspirante medico Matteo Restivo, qui riproposto nelle fasi immediatamente successive alla gara, con quella gioia incontenibile, quel pianto, si è sfogato, è andato in direzione di amici, famiglia, si sono abbracciati tutti teneramente come nelle favole con il lieto fine. C'è Paola Morini in questa immagine lì al centro. Paola Morini è la sorella del Moro, nonché mamma di Gabriele Detti. Abbiamo vista con jeans e giacca bianca, presente per godersi le gare, scivola via proprio in quel momento dalla